stata realizzata a tempo di record, 3 anni circa, con non poche difficoltà nella totale rispetto dell'ambiente, con opere di ingegneria particolarmente complesse che però consentono di collegare i due terminal di Malpensa alla città di Milano e in futuro all'intera Lombardia, in modo da rendere sempre più competitivo il sistema della mobilità. E su questo FNM sta scommettendo tantissimo: più si costruiscono alleanze, più il sistema lombardo funziona. Sono stati trovati 55 ordigni della Seconda Guerra Mondiale e un importante sito archeologico che, con la collaborazione sia con le squadre degli artificieri sia che con la sovrintendenza, non ha alterato i tempi per la realizzazione dell'opera. E questo è un segnale, una lezione in Italia, che quando si collabora le opere possono essere realizzate nei tempi previsti.